Sono dati positivi quelli che si sono registrati in provincia di Teramo dal punto di vista del flusso turistico, un risultato che va ben oltre ogni aspettativa, con una crescita di arrivi nel mese di luglio rispetto allo stesso periodo del 2020. Dati ottimi anche per il mese di agosto, che ha fatto registrare il tutto esaurito, un territorio, quello teramano, che anche nei momenti di maggiore difficoltà si conferma, come tutta la regione Abruzzo, meta apprezzata e che rappresenta un po' tutte le forme di turismo, da quello esperienziale, naturalistico, agli sport all'aria aperta, dai cammini al classico mare fino alla montagna. Il bilancio dell'estate è decisamente positivo, i numeri sono in crescita, un buon giugno, un luglio secondo le attese e un grandissimo mese di agosto, probabilmente il migliore degli ultimi anni, con numeri in crescita del 10-15%, per cui sostanzialmente il tutto esaurito, più di così non si poteva fare. Il nostro turismo in questo momento proviene da Roma e dalle regioni limitrofe, ma tantissimo soprattutto dal nord Italia. Tutte le regioni del nord Italia hanno dimostrato di amare l'Abruzzo e di scegliere il teramano senza problemi, anzi è proprio una scelta la loro. Scelgono il teramano e scelgono l'Abruzzo perché l'Abruzzo ha quell'immagine di salubrità, di bellezza, di serenità del territorio che piace e piacerà sempre di più, ritengo. Una situazione che però è stata risolta troppo tardi è quella della 14, che ha creato tantissimi disagi. Ha creato tantissimi disagi ed è stato il vero vulnus turistico di quest'anno, lì bisognerà intervenire. Noi abbiamo un tipo di turismo che è familiare, questo tipo di turismo ha esigenze di carico che possono essere soddisfatte solo dall'automobile, per cui in prospettiva non basta solo risolvere l'attuale problema, ma bisogna pensare ad infrastrutturare meglio tutta la 14, deve essere assolutamente potenziata. Quindi l'estate è ok, adesso si deve iniziare a pensare alla stagione invernale. Sì, il fatto di aver avuto una grandissima estate non ci deve fare illudere che abbiamo risolto tutti i problemi. I numeri complessivi non potranno essere uguali a quelli del 2019, perché non dimentichiamoci che è mancata tutto maggio, è mancato il ponte del 1° maggio, del 25 aprile, del 2 giugno, per cui prima di arrivare a quei numeri ci vorrà ancora tempo. Di prospettiva dobbiamo cominciare a ragionare ad infrastrutturare meglio il nostro territorio, non tanto per cui focalizzare solo un discorso sulla promozione, ma fare quello che va realmente fatto. A livello di infrastrutturazione, a livello di trasporti, ancora dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio.